God Save the Wine, l'ultima sera di Vinitaly, Ovidio, è quasi finita, però ci piace sempre avere questo momento in cui possiamo raccoglierci con le aziende che ci hanno più incuriosito in questo Vinitaly. Per la sala del nuovo corso della sala è stato uno dei primi Vinitaly e soprattutto c'era una novità attesa, quindi stiamo parlando di storie, c'è un'etichetta che ha una storia un po' particolare. Sì, infatti Andrea, presentiamo qui a Vinitaly il Campo all'Albero, che è un vino storico dell'azienda ma che abbiamo riprodotto nel 2015 per la prima volta con la nuova proprietà. Io lavorando dal 2009 era un po' di tempo che aspettavo un'annata adatta per poterlo produrre e è in bottiglia da non moltissimo, ma ci ha stupito perché a Vinitaly ha avuto un bel riscontro. Ecco, io penso che i vigneti di 30 anni, che sono quelli storici dell'azienda, possano regalare veramente qualche cosa di importante ai nostri estimatori e a chi vorrà assaggiarlo. Ecco, lavorando in produzione ci metto la faccia e cerchiamo di avere tante piccole attenzioni che poi spero si sentano nel bicchiere. Ecco. Io ti dirò che lo sto assaggiando ora, ero molto curioso, da qualche anno che ne parliamo di questo vino. Effettivamente il naso ricorda il Campo all'Albero che fu, quindi ovviamente la bella intensità, queste note di sottobosco, la prugna, il mirtillo, leggero tocco di caramella, una nota affumicata, ma quello che mi ha sorpreso è la bocca, che è completamente diversa. Allora, non che Campo all'Albero non fosse un grande vino, però aveva quello stile molto sostenuto, con un legno un po' piccante, con un tannino che a volte risultava buono in tavola, ma meno. Questo invece ha un'altra, è molto più soffice, è comunque fresco, ma ha un'altra eleganza. Ecco, a partire dagli stessi vigneti come si può ottenere un risultato così diverso? Esattamente, allora direi tanto studio, appunto è un po' che ci lavoriamo su questo vino e per esempio anche l'uso del legno è stato implementato un uso esclusivo della barrique francese. Quindi abbiamo fatto diverse prove, diversi assaggi, alla fine abbiamo capito che quella tipologia di barrique si sposava con queste uve. Secondo me, come ti dicevo, ci sono anche tante piccole differenze a livello produttivo, non voglio essere noioso, però l'azienda è in conversione biologica, quindi anche a livello di aromi, di gusto in bocca, io credo che le attenzioni, maturità diversa nelle uve, esatto, che l'attenzione poi anche a questi aspetti nel bicchiere si percepisca. Voglio sperare che lo sapranno, insomma, che verrà apprezzato e come dicevi è stata un'annata con una maturazione ottimale, perché la 2015 è stata un'annata veramente ottima per gran parte del Chianti Classico e quindi abbiamo deciso di farlo. Direi che siete stati fortunati con la 2015, ma bravi a sceglierla perché è veramente una grande annata, veramente un grande vino. Guarda, l'ho assaggiato ora, quindi non ho fatto il tempo a prepararmi il discorso, ma mi ha veramente colpito anche di più di quello che mi aspettavo, quindi bravi, grazie. Grazie. Grazie.